Non sono poche le perplessità riguardo il nuovo ospedale di Teramo. In base al piano di riordino della rete ospedaliera sarà realizzato un nuovo nosocomio. Il primo dubbio però è di natura economica. L'opera, secondo il direttore generale della ASL di Giosia, costerà circa 250 milioni di euro. I conti della sanità però non sono in ordine e alcune settimane fa la regione ha chiesto alle aziende sanitarie il piano di rientro per far quadrare i bilanci. Su questo l'assessore regionale Veri tranquillizza, i fondi ci saranno a prescindere. Ma come avevamo già stabilito, noi portiamo avanti un cronoprogramma, la nostra rete diventerà una legge, siamo in attesa del parere del Ministero, i fondi dell'ospedale di Teramo sono fondi a prescindere da qualsiasi rete, questo ci tengo a dirlo, anche se fa parte di una riorganizzazione importante l'ospedale di Teramo, e quindi i fondi ci saranno a breve. Appena sarà approvata questa rete, il Ministero darà l'ok. Quello economico però non è l'unico tema. Altro argomento infatti è quello che riguarda il dove realizzare la nuova struttura. Il Comune di Teramo ha proposto 5 spazi, ma nella convenzione dell'ASL con Cassa Depositi e Prestiti manca il documento di fattibilità alternative progettuali. L'ASL ha commissionato uno studio solo su uno di questi 5 luoghi, quello di Piano Daccio, dove dei tecnici stanno provvedendo ad analisi dello stato di fatto dell'area di intervento e degli aspetti socio-economici, alla verifica dei vincoli ambientali e all'analisi della fattibilità finanziaria. Per affrontare il tema della localizzazione del nuovo ospedale è nato un comitato cittadino, secondo cui la zona di Piano Daccio, che è proprietà di un privato, presenta delle criticità. Per sollecitare una riflessione su questo, il Comitato ha inviato una lettera alle istituzioni. Questa nota che noi abbiamo fatto riguarda fondamentalmente il sistema della redazione dello studio di fattibilità, il quale prevede, così come ha indicato la Cassa Depositi e Prestiti, che lo stesso contempli il sistema delle analisi alternative sulla localizzazione e sulle scelte tipologiche e volumetriche. È evidente che sulla base di atti deliberativi che il Consiglio Comunale ha indicato come possibili luoghi per ubicare l'ospedale, sono 5 le aree, quindi avviare le procedure attraverso l'indicazione di una sola area, quella a San Nicolò, affidando incarichi professionali sullo studio di questa sola area, sembrerebbe non essere tanto pertinente.